Vediamo ora l'anfiteatro Flavio, cioè il celebre Colosseo, chiamato così successivamente, come abbiamo ricordato nella scorsa lezione, per il Colosso di Nerone. La costruzione coinvolse tutti e tre i membri della dinastia. Iniziò sotto Vespasiano, il quale si adoperò per restituire al pubblico godimento l'enorme area occupata da Nerone con la sua gigantesca Domus Aurea, e lo stesso avvenne con le terme di Tito al Colle Oppio, che sostituirono forse quelle private della Domus Aurea. Il nuovo grandioso anfiteatro era necessario in quanto andava a sostituire quello di Tauro, distrutto nell'incendio del 64 e sostituito provvisoriamente da Nerone con un edificio in legno nel Campo Marzio. Quindi il lago privato di Nerone viene prosciugato e al suo posto sorge questo edificio di forma ellittica, che si articola su quattro piani in travertino. I primi tre formati da 80 arcate inquadrate da semicolonne, tuscaniche quelle del primo piano, ioniche quelle del secondo e corinzie quelle del terzo. Il quarto piano è cieco, è una sorta di attico, scandito dalle sene corinzie. Ogni due scomparti si apre una finestra quadrata e una serie di mensole sono inserite al di sopra del livello delle finestre. Queste servivano per sostenere i pali ai quali si fissava un grande velario, un telone, che serviva per riparare gli spettatori dal sole o dalla pioggia. Alla manovra del velario era addetta una squadra di marinai. L'attico doveva inoltre avere una decorazione costituita da scudi appesi a intervalli regolari, dove ora sono i riquadri ciechi tra le finestre. L'altezza dell'anello esterno è di quasi 50 metri, il diametro maggiore dell'ellissi misura 188 metri e il minore 156. Il Colosseo, non ancora terminato, fu dedicato una prima volta da Vespasiano prima della morte. Tito continuò e terminò i lavori e nell'80 procedette ad una nuova grandiosa inaugurazione, durata 100 giorni, in occasione della quale vennero uccise ben 5.000 fiere. L'opera fu rifinita da Domiziano, che secondo le fonti condusse i lavori fino agli scudi che decoravano l'attico. È probabile che i sotterranei in muratura dell'arena siano stati creati solo sotto Domiziano. Infatti, secondo le fonti, sotto Vespasiano e Tito, nel Colosseo venivano organizzate le naumachie, spettacoli che riproducevano battaglie navali. In seguito l'arena sarà riservata ai giochi gladiatori e alle cacce di animali selvatici, che venivano ospitati appunto nei sotterranei insieme alle attrezzature necessarie agli spettacoli, quindi armi, montacarichi, strumenti di scena vari, che sappiamo che le scenografie erano particolarmente elaborate e suscitavano meraviglia nel pubblico. Le 80 arcate al pian terreno davano accesso alle scalinate che portavano ai vari settori della cavea. Sopra ognuno degli archi superstiti è ancora indicato il numero progressivo che doveva corrispondere al numero del biglietto di ciascun spettatore. I quattro ingressi in corrispondenza degli assi principali non erano numerati. Uno, quello settentrionale, serviva all'imperatore, che passava da lì per raggiungere la sua tribuna, mentre gli altri tre ingressi erano probabilmente destinati ad altre particolari categorie di spettatori, come ospiti d'onore, collegi religiosi, vestali, magistrati, eccetera. Tutti gli spettatori occupavano i cinque settori della cavea secondo un ordine gerarchico. Ovviamente i posti più vicini all'arena erano riservati alla classe senatoria, e poi più su si andava, più si scendeva di gerarchia sociale. Un settore di posti nella parte più alta, considerato il peggiore, era destinato alle donne. Questo perché, dai tempi di Augusto, per ragioni morali, le donne non potevano mescolarsi agli altri spettatori. Infatti, i luoghi di spettacolo erano particolarmente adatti per abbordare le donne. Sui gradini superstiti si leggono ancora delle iscrizioni incise che testimoniano le categorie o i nomi di persone alle quali quei posti erano riservati. Vi erano però anche quelle povere persone, la popolazione più modesta, a cui toccava restare in piedi, sempre nel settore in alto. L'arena, di cui si legge bene la pianta ellittica, era coperta da un tavolato di legno che nascondeva la vista ai sotterranei. Oggi questo pavimento non c'è più e l'interno del Colosseo è semicrollato. Al momento degli spettacoli, fra l'arena e la cavea, veniva fissata una robusta rete di protezione per evitare che gli animali arrivassero al pubblico. In più ci doveva forse essere una squadra di arcieri pronta a intervenire in caso di pericolo. L'edificio fu più volte restaurato perché colpito da incendi e terremoti. L'utilizzo dell'anfiteatro cessò dal VI secolo. Nell'XI secolo fu occupato dalla famiglia dei Frangipane, che ne fece un castello. Continuiamo il discorso sul Colosseo andando a vedere un edificio ad esso collegato, che è il Ludus Magnus. Una parte dei suoi resti, la metà settentrionale, è visibile immediatamente a est del Colosseo, tra le vie Labicane e di San Giovanni in Laterano.
Si trattava della principale caserma dei gladiatori, costruita come le altre da Domiziano. L'edificio era laterizio, di pianta rettangolare e probabilmente a tre piani. Al centro vi era un grande cortile porticato e tutto intorno a questo una serie di celle rettangolari, destinate ad alloggio dei gladiatori. Nel cortile vi era anche un anfiteatro in miniatura, conservato per metà, che era destinato all'allenamento dei gladiatori. Un tunnel, partendo da Ludus Magnus, raggiungeva i sotterranei del Colosseo. Questi resti sono stati scoperti nel 1937, ma gli scavi furono terminati e sistemati negli anni 1959-61. Questa è la ricostruzione grafica. Il settore meridionale, che giace sotto le moderne vie, può essere ricostruito grazie ad un frammento della pianta marmorea severiana. Anche stavolta abbiamo terminato, ci vediamo alla prossima!